Ragazzi, come sempre Zamp che vi parla oggi, sono qui per fare un video nel quale vi darò le mie opinioni sull'evento che si è verificato, cos'è un terremoto, sull'evento che c'è stato ieri notte, ossia quando hanno presentato la PlayStation 4 e quindi ecco, diciamo, non avendo potuto vederlo ieri sera, me lo sono visto oggi appena tornato da scuola e da bravo youtuber quale dovrei essere, mi sono preso un paio di appunti mentre lo stavo vedendo. Perciò, il mio obiettivo oggi sarebbe quello di darvi appunto le mie opinioni e per fare ciò mi sono diviso questa roba in diversi punti. Cominciamo quindi dal punto numero 1 e andiamo in ordine per come si è svolto l'evento. Allora, appena iniziato, il presentatore, del quale non ricordo il nome, non chiedetelo perché non lo so, ha per una ventina di minuti tipo presentato, tra virgolette, l'hardware e tutte le altre cose che questa PlayStation 4 avrà. Io adesso mi ricordo poche cose, come una GPU potenziata, 8 giga di memoria dedicati che sono davvero tanti, e poi insomma hanno detto che nonostante i progressi che avevano fatto col Cell nella scorsa PS3 hanno scelto di utilizzare una scheda, non so, non me le chiedete queste cose, non so, comunque una cosa che permettesse agli sviluppatori di appunto creare giochi in maniera più semplice rispetto al passato, perché infatti si sa col Cell gli sviluppatori avevano avuto davvero tante difficoltà nello sviluppo. Dopo questa ventina di minuti, diciamo, si è iniziato davvero a parlare di qualcosa di più serio, ossia di come dovrebbero più o meno potrebbero, ci sono vari modi, penso, in cui potranno girare questi giochi, ma comunque appunto come usufruire dei giochi sulla console stessa, su questa PS4. Penso che il supporto su disco rimarrà, quello è ovvio, ma hanno comunque già annunciato che sarà possibile, come già si presageva da tempo, sarà possibile giocare ai propri giochi innanzitutto acquistandoli dal PlayStation Network, ma successivamente sarà possibile di giocarli mentre staranno ancora venendo scaricati. Diciamo che allora io, per dirla così, sono rimasto colpito da questa convention di Sony, ma sono rimasto colpito sia positivamente che negativamente. Diciamo negativamente perché? E non sarebbe nemmeno un male, hanno deciso di puntare molto sulla connessione per questa PlayStation 4. Il problema qual è? È che se noi fossimo vissuti in un altro paese come Inghilterra, America o che cazzo ne so, qualunque altro posto, sarebbe anche potuto andare bene, ma qui in Italia ci sono davvero poche persone che hanno una connessione che permetta di fare tutte le cose che loro promettono. Perché per esempio la cosa di giocare un gioco in streaming, cioè se io mi devo scaricare un gioco che è grande, mettiamo 10 giga per fare l'esempio, con la mia connessione, ok che ci posso giocare mentre lo sto scaricando, ma io ci metto davvero 10 giga, ragazzi, con la mia connessione, con Alice 7 mega, ci metterei sulle 16 ore, ma di più, poi dipende dalla velocità a cui va il download, ok? Però ci metterei tanto, davvero troppo, e quindi penso che questa feature personalmente non la potrò utilizzare e continuerò ad utilizzare il supporto su disco, perché comunque l'ho sempre preferito e lo preferisco. Poi, sempre per parlare di queste connessioni, diciamo, di tutta questa cosa, hanno puntato molto sul social, come già ci stavamo avviando da PlayStation 3, Xbox, eccetera, no? E quindi ecco, potrete condividere con i vostri amici i vostri progressi, potrete fare questo, potrete fare quello, insomma, niente di non già visto praticamente. Però ecco, appunto, stanno cercando di pompare questa feature, per cui vedremo cosa ne uscirà fuori. Personalmente non credo che la utilizzerò molto come non l'ho utilizzata per questo, tipo quelle cose, che ne so, la condivisione dei trofei, no? Hai sbloccato un trofeo, fallo sapere ai tuoi amici. Cioè, a me me ne frega un cazzo di far sapere onestamente ai miei amici su Facebook che ho appena completato Assassin's Creed 3, capito? Giusto per farvi un esempio. Però magari c'è gente a cui interessa, diciamo. Poi un'altra cosa che ho notato è che stanno cercando di puntare, non dico agli youtubers in sé, ma alle persone, comunque sempre per questo social, a coloro che vogliono far vedere, vogliono farsi vedere o comunque vogliono far vedere il loro stile di gioco mentre appunto stanno giocando. Per far questo hanno messo delle funzioni di streaming integrate, tipo come Ustream, Facebook, penso metteranno anche YouTube, lo spero, ma come vi ho già detto, questa è una cosa che per me in Italia non funzionerà, perché abbiamo delle connessioni che non permettono di fare una cosa del genere. Poi che in America o in altri paesi dove la connessione minima è, che ne so, una 50 mega e tra l'altro nemmeno si paga, lì la cosa può funzionare, ma onestamente qui in Italia sono davvero, davvero, davvero dubbioso. Poi hanno fatto vedere il controller.
E poi passiamo al momento clou della conferenza, diciamo, in cui hanno fatto vedere un pezzo della PS4, più che altro il controller della PS4, perché questa fantomatica console non si è vista, non l'hanno fatta vedere. Quindi io oggi me la sono vista oggi la conferenza, ma immagino che quelli che ieri sera stavano lì a guardarla si saranno un pochino arrabbiati per non aver visto nemmeno un'immagine di questa evanescente console. Il controller, devo essere sincero, mi ha convinto, perché innanzitutto le levette come sono fatte mi ricordano queste, da quello che si è potuto vedere, queste dell'Xbox, un po' concave o convesse, non mi ricordo, vabbè, comunque sia vanno verso l'interno e quindi mi risultano davvero molto come dire, maneggevoli e versatili. Il controller in sé mi è piaciuto perché c'è un touchpad sopra che vi permette, appunto, con una barra che spero vi diano insieme alla console, di usufruire di una funzione, per esempio, di spostamento, quelle stronzate che avevamo già visto su PS3, e appunto vi permettono di fare questa cosa. C'è un tastino con scritto share, ossia condividi, che vi permette, appunto, di passare direttamente ad una modalità in streaming in giorni ed orari da voi programmati. Poi che altro c'è? C'è un sensore luminoso o qualcosa di simile che serve sempre per quella barretta, mi sembra. Quindi diciamo un controller che complessivamente mi ha convinto, anche perché sembra piuttosto leggero, come da sempre la Sony ci ha abituato, ma un pochino più, come dire, facilmente impugnabile rispetto a quello della scorsa Play, che, o quello di quasi tutte le Play, che è davvero un pochino piccolo, ecco. Quindi da questo, almeno da quello che si è potuto vedere in video, mi è sembrato così. Una cosa che mi ha colpito è il fatto che, diciamo, hanno fatto una console molto personalizzata. In che senso? Nel senso che a seconda dei giochi che voi comprate, delle cose per esempio a cui, che ne so, mettete mi piace, o comunque cose che voi fate sulla console, essa inizierà ad interfacciarsi con voi. In che senso? Nel senso che molto semplicemente, diciamo, riuscirà, man mano che voi comprate e giocate, riuscirà a capire quali giochi vi piaceranno e quindi quali voi andrete a comprare. Quindi un esempio che hanno fatto è, per esempio, voi volete comprare un gioco, il sistema lo sa già prima che voi vogliate farlo e basta che premete X, avete il gioco, ecco, ovviamente pagandolo, ecco, non è che ve lo danno gratis. Però appunto questa cosa del fatto che la macchina riesca da sola a capire cosa mi piace può essere una feature davvero interessante, che comunque molti potrebbero dire sì, ormai non abbiamo più il controllo di niente, ci controllano loro. Cioè, a me onestamente non dispiace che per questo verso mi facciano trovare pronte cose che potrei pensare di voler comprare. Quindi, cioè, mi sembra davvero un gran passo in avanti. Poi un'altra cosa che hanno presentato è stato il Remote Play, che già più o meno si è visto, cioè si è già visto durante questa generazione. Praticamente hanno fatto questo esempio che mi è piaciuto davvero tanto, perché una volta mi riguardava di più, adesso un po' di meno perché sono venuto a giocare qui in camera. Ma hanno detto, pensate per esempio che siete in famiglia e, che ne so, voi state giocando, viene della gente che vuole vedere un film e quindi vi deve occupare la televisione, no? Voi se avete la PS Vita, mi sembra che abbiano calzato davvero tanto su questo fatto della PS Vita, quindi penso che per avere un'esperienza al massimo toccherà avere anche quella. Comunque hanno detto, loro girano il canale della televisione e voi potete continuare a giocare sulla PS Vita praticamente con la stessa grafica di quella che avreste sulla PS4, perché hanno detto che l'architettura con cui è fatta la PS Vita può far girare anche questi giochi della PS4. Quindi diciamo una cosa davvero interessante, che spero sarà applicabile come hanno detto. L'ultima cosa che mi è piaciuta di questa conferenza, che tra l'altro è stata, diciamo, divisa in due parti, ossia nella prima hanno parlato della console e delle sue potenzialità. Nella seconda ora di conferenza hanno fatto vedere tutti i giochi, ma di questo parleremo dopo. Dicevo, hanno detto che cercheranno di fare in modo che su questa PlayStation 4 possiate avere la possibilità di far girare tutti i giochi presenti su PS1, su PS2 e su PS3. Questa, ragazzi, è stata una cosa che davvero mi ha colpito tantissimo e spero che riusciranno a farla, perché già in questa generazione il fatto di dovermi ricomprare i giochi per giocare quelli vecchi non mi ha convinto più di tanto, ecco. Quindi spero che riusciranno in qualche modo a far sì che io possa giocare i giochi vecchi su questa console, perché sarebbe una cosa davvero stupenda. Ovviamente la grafica avrà i suoi problemi per quelli più vecchi, ma comunque si spera che riusciranno ad adattarla. Detto questo, davvero
molto colpito. Se fossi vissuto in un altro paese, sicuramente avrei la bava alla bocca per questa console che stanno per far uscire via. Ancora non si sa nemmeno si è vista, probabilmente alle 3 ne sapremo di più. Comunque, se fossi in un altro paese, avrei, ve lo giuro, la bava alla bocca per questa console. Ma essendo in Italia, ho paura perché ve l'ho già detto, per il fattore connessione, che per me non si riuscirà a gestire al meglio. Abbiamo delle linee troppo poco potenti per poterci permettere funzionalità belle, tra l'altro, come quelle che loro stanno mettendo in questa PlayStation 4. Quindi, che dire, col tempo si vedrà. Nella seconda parte di conferenza invece hanno fatto vedere i vari giochi, quindi ci sono state varie case. Mi ha colpito Watch Dogs, che tra l'altro ve l'avevo già detto che sembrava all'epoca che la grafica fosse troppo forte per le console attuali, quindi ce lo stavamo aspettando che sarebbe stato posticipato sulle nuove console, appunto. E un'altra cosa, un altro gioco che mi è piaciuto della Capcom, ma adesso non mi ricordo, me lo ricordo, qualcosa con Deep, comunque della Capcom, che è davvero stupendo. Dei filmati che sembravano fatti in computer grafica, ma che effettivamente dovrebbero essere gameplay veri del gioco. Quindi, cioè, voi guardatevelo anche solo su YouTube, è qualcosa di mostruoso. Poi cosa hanno fatto vedere? Killzone, hanno fatto vedere che mi è piaciuto anche quello, sebbene non sia un grande amante della saga. Avevo giocato il 2 su PS3, ma non mi piaceva più di tanto come FPS, ovviamente grafica stupenda e tutto il resto, però ecco, non lo so come sarà. Tra l'altro spero che su questa PS4 riusciranno a far girare i giochi tutti a 60 fps, perché, cioè, onestamente mi sembra che ormai sia anche ora di riuscire a farceli girare in questa maniera. E poi che hanno fatto vedere, non so, tanti altri giochi, ha parlato l'Activision, ha parlato la Ubisoft, appunto, per Watch Dogs. E quindi tutte queste cose qua. Che dire, quindi una conferenza davvero al fulmicotone, se così potremmo dire. Me la son vista tutta d'un fiato. E speriamo bene. Adesso attendiamo la risposta di Microsoft, che secondo me può fare due cose: o toppare oppure battere la Play, ma onestamente mi sembra difficile, perché si vede che ci hanno lavorato davvero tanto. Quindi, che dire, questo era quello che pensavo di questa nuova console. Fatemi sapere le vostre opinioni giù nei commenti. Se il video vi è piaciuto, come sempre, vi solito lasciare un bel mi piace, un commento, se avete ancora fatto, ad iscrivervi al mio canale. Noi ci vediamo con un prossimo video. Beh ragazzi, ciao da Zampetti, bella.